Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti su Exotia Record, io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dalle 3 al 9 giugno. Prima di iniziare, ricordo che questa è una stesa generica che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche informazione in più. Se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana. Inoltre trovate il link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni. E negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso andiamo a scoprire, grazie al taglio, la vostra settimana in linea di massima o qualche informazione che assolutamente dovete sapere. Qui c'è la carta del cuore e questo bellissimo quadrifoglio che esce effettivamente come un tesoro da questo scrigno. Cosa vogliono dirvi effettivamente? Che può essere anche legato a un episodio straordinario, particolare che accadrà nel corso della settimana, probabilmente tutto ciò che riguarda qualcosa che o vi fa stare bene, o qualcosa che riguarda le emozioni, i sentimenti, può essere anche non solo a livello sentimentale, certo, può essere qualcosa che vi sta profondamente a cuore, magari anche un'iniziativa, una vostra passione, e magari tutto ciò dove voi ci state mettendo dedizione e impegno. Quindi qui salta fuori una sorpresa per voi, essendo, come dico sempre, una stesa generale, magari per molti può riguardare una sorpresa a livello sentimentale, magari per altri può riguardare un'iniziativa che state portando avanti e che appunto arriva una bella sorpresa, una situazione piacevole. Magari se siete sotto stress, allora arriverà qualcosa che vi allieterà e vi farà stare molto meglio. Quindi ognuno di voi andrà a sperimentare quel bellissimo quadrifoglio che è uscito all'inizio. Può essere sì, effettivamente anche un evento fortunato. Le altre energie della vostra settimana parlano anche di situazioni in miglioramento e in crescita dopo che vi siete impegnati tantissimo in una questione. Questa carta è molto legata alle questioni pratiche, al lavoro, all'impegno che ognuno di noi mette, soprattutto fisicamente o anche proprio a livello di energie generali in qualcosa. E qui c'è un taglio, c'è una conclusione, c'è finalmente magari un cambio improvviso, soddisfazione nel lavoro oppure soprattutto soddisfazione nella chiusura di un qualcosa che è stato abbastanza complesso e quindi finalmente ci si avvicina a una crescita o anche alla chiusura di un qualcosa del passato e a migliorare in senso generale il vostro benessere, la vostra vitalità ed energia. Il fatto che ci sia la montagna, per questo vi stavo dicendo che c'è la conclusione, perché qui c'è il superamento di una difficoltà, di un blocco, di un qualcosa, appunto, di un macigno, di una montagna che magari avete dovuto affrontare oppure magari ancora purtroppo in corso in questa settimana, però già vedrete questa chiusura, questa fine, questo poter finalmente riuscire a superare queste difficoltà. E i segni da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di aria, quindi abbiamo Gemelli, Bilancia e Acquario. Abbiamo un pochetto anche quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. Adesso vediamo l'ambito amore. Per chi è in coppia abbiamo il dottore pensiero e omaggi preziosi. Attenzione, anche qui si vede proprio fase di miglioramento dove viene superata una preoccupazione, una tensione. Tensione se appunto ci sono dei litigi, delle discussioni. A volte il dottore, la carta del dottore, il nome può essere fuorviante, non si riferisce solo a una persona nello specifico. Può essere però sintomo di troppa rigidità, di aspetti critici, magari riguardo a atteggiamenti, discussioni, idee, cose del genere. Però, come si vede, c'è una pacificazione, c'è un venirsi incontro, c'è una sorpresa, appunto, come ci dice
dice omaggi preziosi di ricevere più appoggio, più sostegno, opportunità positive, ostacoli e divergenze che vengono superati. Quindi c'è e ci sarà una buona gestione. È ovvio che uscendo queste carte mi stanno comunque dicendo che parte della settimana o in qualche momento particolare ci sarà ancora un po' di tensione o qualcosa che non va, però riuscirete a risolvere, se non proprio nell'immediato, comunque man mano ci riuscirete. Per quanto riguarda, può riguardare effettivamente non solo diciamo tra di voi oppure anche una persona che è stretto contatto con voi, che comunque i suoi atteggiamenti o i suoi problemi possono gravare, appesantire la coppia stessa. Per i single troviamo prigione serva e denaro. Fase di sviluppo e di evoluzione anche in questo caso, perché ovviamente per chi sta frequentando qualcuno si vede un certo miglioramento, nel senso prima di tutto in voi stessi o anche nell'aumento dei rapporti, relazioni, nel senso a livello proprio sociale. O anche uscire di più, ad esempio, oppure essere voi più tranquilli e più sereni, quindi perché si vede una cosa totalmente vostra, personale. E questo perché, essendoci la carta della prigione, mi viene da pensare che c'è stato un blocco, c'è stato un qualcosa precedentemente che vi ha frenato in questo ambito. E il freno può essere di vari tipi, magari una precedente relazione, una frequentazione, qualcuno che vi interessa, o che poteva esserci qualcosa, però è rimasta chiusa, imprigionata, ferma, rimane ancora in questa situazione. Allora forse voi state cercando e valutando di prendervi cura di voi stessi, andare oltre e cercare appunto un rinnovamento in questo ambito qui. Può anche darsi che per molti di voi possa arrivare una nuova situazione, scusate, dico nuova, ma che si sblocca dal passato. Quindi, se qualcuno vi ha bloccato, se non sentivate più una persona, appunto, questa potrebbe ritornare a voi, incontrarla, diciamo, vederla o sentirla tramite social, messaggi, queste cose qui. In genere, effettivamente si vede comunque un rinnovamento, un cambiamento, un passaggio. Quindi, magari se siete single, state cercando proprio di migliorare, star meglio con voi stessi, c'è una specie di nuova apertura. Per quanto riguarda le questioni più pratiche, troviamo dispiacere, bagliori e sospiri. Questa è una carta molto particolare, positiva da un lato perché può indicare una felicità, un qualcosa che arriva all'improvviso, però effettivamente bisogna cercare di gestirla. Dal punto di vista proprio del lavoro, qui si vede un miglioramento, comunque da un lato generale, qualcosa che vi preoccupa e vi impensierisce. Dipende, qui c'è da aspettare una possibile evoluzione e qui questa carta, attenzione, potrebbe effettivamente consigliare di stare abbastanza attenti, di accogliere comunque una notizia che può essere positiva per voi, delle soddisfazioni, delle belle, diciamo, emozioni ovviamente a livello lavorativo e qualcosa che va a stabilizzarsi. Progressi in via di sviluppo, quindi è un qualcosa che procede magari per voi o lentamente per alcuni, però si vede la progressione, per altri c'è la conclusione di un qualcosa come abbiamo visto, quindi c'è questa baldoria, questo festeggiamento, e però voi magari state valutando e pensando già come sistemare altre cose che ci sono in ballo nella vostra vita, sia finanziaria sia lavorativa. Per chi è in cerca di lavoro, effettivamente queste carte possono parlare di una situazione deludente, però allo stesso tempo ci sono nuove possibilità, quindi per alcuni magari una risposta negativa che forse è meglio che sia andata male perché vi aspetta qualcosa di meglio, oppure da quella cosa, diciamo, negativa lasciarla da parte perché arriveranno altre idee,
informazioni o possibilità di continuare appunto la vostra ricerca meglio di prima. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!